Quinta edizione dell'Intrepida, tra poco si parte, però diciamo questa manifestazione anche nei giorni scorsi ha animato Anghiari con tanti eventi. Sì, siamo andati a quinta edizione con sinceramente con tanto entusiasmo, perché vista il risultato delle precedenti edizioni quest'anno abbiamo fatto il boom di iscrizione, perché siamo arrivati a oltre 730 iscritti e quindi è un record per la quinta edizione. Però l'Intrepida è partito il programma già dal venerdì con una bella serata al teatro di Anghiari con degli ospiti. Avevamo il regista della RAI Nazario Balani, Marcello Mugnaini e Stefano Pivato. Il sabato con la pedalata gastronomica con un grandissimo successo, e oggi vede l'Intrepida. E siamo qui pronti a accogliere tutti i nostri ciclisti che coloreranno questa piazza in modo spettacolare come sempre. Quindi sarà una partenza unica nel suo genere, e quindi un in bocca al lupo a tutti. E parliamo dei percorsi, che sono diciamo intrepidi però anche molto belli. I percorsi sono, come sappiamo, la nostra Toscana in questa parte qua, e i percorsi non sono pianeggianti, sono molto impegnativi, però dei percorsi molto affascinanti, dove passiamo delle pieve vecchie, delle belle abbazie e tutto quanto. Quindi sono secondo me dei percorsi con vie bianche molto belle, e quindi chi pedalerà oggi con degli storie molto succulenti si divertiranno tantissimo, E fra queste centinaia di partecipanti, l'Intrepida ci ha sempre abituato anche a dei personaggi celebri. Celebri, sì, tutti hanno. A me abbiamo Francesco Moser, che è il nostro affezionatissimo, e Maurizio Fondes, che quest'anno purtroppo per motivi di lavoro è assente, però ormai lui è il nostro padrino d'eccezione. Poi abbiamo Franco Bitossi, abbiamo Marcello Mugnaini, abbiamo Roberto Poggiali, Renato Laghi, quindi dei grandi corridori, grandissimi del ciclismo storico. Un in bocca al lupo a tutti quanti, sperando che sia una giornata meravigliosa per tutti, di sport e di divertimento puro. Anche il sindaco in bicicletta, tra un po' l'Intrepida parte, una bellissima manifestazione, siamo ai nastri di partenza. Sì, una bella emozione, percorso i 40, percorso corto, percorso medio, percorso lungo. Questa mattina cercherò di provare almeno a fare il percorso corto, o almeno ci provo, almeno arrivare al primo punto di ristoro, ecco, insomma, anche proverò. E poi darò anche il via a tutti i partecipanti. Certo, darò il via a questa quinta edizione, quest'anno è particolarmente emozionante, visto che abbiamo fatto il record storico per quanto riguarda le iscrizioni. Fred Morini, fedelissimo dell'Intrepida, tra poco si parte. Assolutamente sì, fedelissimo, perché primo sono posti fantastici, gli organizzatori sono degli amici speciali, la bici è la mia passione e devo esserci. Per questa giornata di amicizia, di sport, di salute anche, perché andando regolari fa bene. Perciò ritroviamoci dopo. Siamo qua oggi, speriamo di arrivare in fondo, piano piano. Vedo che siamo tanti, il percorso penso sia il solito, la salita che va da su al monte. Ogni anno che passa la salita è sempre più dura. Una volta si facevano anche senza tanto allenamento, adesso anche con l'allenamento la salita diventa difficile.